Apparentemente nulla di nuovo sotto il sole, la programmazione del Foggia deve ancora entrare nel vivo, ma da domani comincerà ufficialmente la nuova stagione ed il club rossonero al di là di quello che accadrà in sede di giustizia sportiva e non all'obbligo di accelerare. Bisognerà in fretta e furia individuare una nuova guida tecnica. Poi occorrerà procedere al completamento della rosa o di gran parte di essa che comincerà a lavorare nel ritiro precampionato che da indiscrezioni potrebbe vedere il Foggia tornare in Val d'Aosta precisamente a Châtillon dove i rossoneri agli ordini di Zeman lavorarono già due stati fa. Una quindicina sono al momento i calciatori sotto contratto dai portieri Nobile e Dalmasso, ai difensori Garattoni, Rizzo e Di Pasquale. Legati contrattualmente ancora al Foggia anche i centrocampisti Vacca, Frigerio, Schenetti, Peterman, Auger e Di Noia, così come gli attaccanti Peralta e Beretta. A questi vanno aggiunti quei giocatori di rientro dai vari prestiti, come il difensore Papazov e gli attaccanti Tonin, Vitali e Vutai. Movimento si registra attorno ai gioielli rossoneri: su tutti Frigerio, sul quale si sono fiondati Cosenza e Empoli, ma non solo, e Garatoni, il terzino bomber. Entrambi potrebbero partire ma solo in caso di richieste ritenute economicamente irrinunciabili. Sul fronte delle entrate il Foggia avrebbe già cominciato a sondare qualche importante club di Serie A nel tentativo di scovare nuovi Frigerio, ma per i puntelli c'è ancora tempo, le priorità sono al momento altre. In primis scegliere a chi affidare il nuovo progetto tecnico. La lista dei papabili a prendere il posto di Dele Rossi non contemplerebbe al momento né l'ex Cerignola Pazienza, né tantomeno l'ex Potenza. Raffaele